unità ariani rimontano in sella e riprendono l'ininterrotta vigilanza in quelle sconfinate e desolate zone dove essi trascorrono mesi e mesi, lontani dalle basi di partenza, infaticabili viandanti e soldati del deserto. La grande piazzaforte marittima e terrestre del Mar Nero, una delle più potenti e delle più munite del mondo, già nota per i famosi assedi sostenuti nel passato, è caduta dopo una sperrima resistenza per la tenacia ed il valore delle truppe germaniche e alleate. I tedeschi hanno rovesciato una tempesta di acciaio e di fuoco sulle fortezze di Sebastopoli ritenute imprendibili. Grossi calibri in azione. Questo mortaio in rapporto alle dimensioni del corpo umano. Al lancio del proiettile. Poi sotto il martellamento dei grossissimi calibri. Qui all'attacco. La conquista di un forte. La ferrovia Alessandria-Marsa-Matruh è stata rimessa in piena efficienza dai nostri genieri ed è diventata una delle principali arterie di rifornimento del lontano fronte egiziano. Organizzata una sezione sussistenza in pieno deserto. Colonne di rifornimenti si avviano alle prime linee. In prima linea. Sulle nostre posizioni a ridosso della costa di El Alamein. Non passa giorno che il nemico non sia duramente provato dall'aggressività dei nostri reparti avanzati. L'attacco di una posizione che i britannici avevano occupato durante la notte e speravano di mantenere. All'attacco. Thank you.
sono ricacciati e lasciano dei prigionieri in nostre mani. Il dopolavoro provinciale di Venezia, per offrire degli spettacoli di varietà alle truppe, ha allestito la barca di Tespi, un grande pontone attrezzato a palcoscenico e dotato di tutto l'occorrente. La barca di Tespi, trasportata da un rimorchiatore, è attraccata a riva dinanzi ad una platea improvvisata. Sono circa 30, messo e bom, e bom. L'amore casta e puro, e bom, e bom. L'amore assai sincero, e bom, e bom. L'amore senza pari. E mi mandi a cameriere, mi mandi a fa, e mi mandi a fa. Questa imbasciata qua, tu mi sposa, non mi fa danno. Tu non mammi più. Ah sì, non si scoccia di me. Ale, assi da me, adesso sì, assi da me, ale. Vuoi la sua per te? Ma sono nervoso. Vuoi la sua per te? Gli aviatori italiani, disdegnando le facili e proditorie incursioni sulle popolazioni inermi, cercano e offendono il nemico a Gibilterra, sua più munita piazzaforte. I piloti della squadriglia Bruno Mussolini, formata da bombardieri a lungo raggio d'azione, si apprestano al volo. Senti, quadrimotori decollano. 30.000 kg si alzano verso il cielo. La squadriglia vola nella notte verso la munitissima piazzaforte. A Gibilterra. I riflettori nemici frugano ansiosamente il cielo notturno, mentre da tutta la rocca divampa il fuoco contraereo. Si sganciano le bombe di grossissimo calibro. L'infernale fantasmagoria del fuoco contraereo. Esplosioni nel porto. Il sommergibile nemico è stato segnalato. Sulla zona si portano i nostri mezzi di osservazione e di offesa. Anche i motovelieri opportunamente attrezzati sono utilizzati per la caccia. Vedette in coppa. Si cala l'idrofono elettrico, cioè un sensibilissimo orecchio capace di percepire il più piccolo fruscio di eliche in moto. Altri idrofoni sono collocati sui massi. Così, nella zona già circoscritta, tutti gli idrofoni sono in ascolto. Il minimo movimento del sommergibile denuncerà la sua posizione e segnerà la sua condanna. Rumore sospetto. La segnalazione è confermata da altri idrofonisti. A tutta forza sul punto rilevato.
si apprestano le bombe di profondità. Gli aerei concorrono alla sorveglianza della zona. Lancio delle bombe. Bombe di profondità. Il sommergibile è circoscritto da una fitta rete di esplosioni che provocheranno la sua distruzione. Ora sull'onda azzurra nella luce mattinal, ogni motor sussurra come un canto trionfal. Ai porti inaccessibili tornano insommergibili, ogni bandiera che batte fiera una vittoria va. Andare per vasto mar, ridendo in faccia a monna morte dal destino, colpir e seppellir ogni nemico che si incontra sul cammino. È così che vive il marinar, nel profondo cuor del sonante mar, del nemico e dell'avversità, se ne fischia perché sa che vincerà.